Buonasera e benvenuti al TG. L'Eco Fasana 2021 è il primo progetto che l'ente per il turismo del comune di Fasana ha ottenuto partecipando al concorso Flag Batana Istriana, il quale è stato cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e presentato presso la riva di Fasana. Il progetto è stato presentato dai responsabili del comune di Fasana, dall'ente turistico locale, dalla Lagura Batana Istriana e dall'Associazione di Pesca Sportiva Sardella, l'iniziatore del progetto. Come accennato, lo scopo del progetto è di sensibilizzare il pubblico sullo stato di salute dell'ambiente marino e sull'impatto negativo che l'uomo esercita sulla flora e fauna marina. Inoltre, punta sul miglioramento del mantenimento delle azioni ecosostenibili sulla costa fasanese con l'introduzione di attività educative e ludiche durante la raccolta dei rifiuti. La prima attività si terrà il 22 maggio e riguarderà la pulizia dei fondali marini, la sesta volta di fila. Ci immergeremo in tre aree che ricoprono la parte settentrionale della spiaggia situata nei pressi della cosiddetta ex fabbrica Badel. Successivamente ci sposteremo verso la seconda zona portuale sul lato settentrionale e meridionale del molo e della spiaggia riservata ai bambini dell'asilo situato nei pressi. C'è molto da pulire. Quindi la coscienza dei cittadini sta crescendo e sono contento della collaborazione con l'ente turistico in questo progetto, ha dichiarato Denis Bencic. La realizzazione del progetto prevede una serie di altre attività e programmi educativi, tra cui la pattuglia ecologica per un fondale più pulito, la quale avrà inizio domani e vedrà il coinvolgimento dei bambini dell'asilo Sole e Mare e degli alunni della scuola elementare di Fasana che raccoglieranno e selezioneranno i rifiuti. Verranno organizzati dei progetti educativi rivolti ai bambini, agli adulti e ai turisti. I bambini potranno partecipare ai laboratori educativi sull'argomento dell'alta e bassa marea nel canale di Fasana e sulle specie in via d'estinzione nell'area della costa adriatica. Mentre per gli adulti è riservato l'argomento riguardante la biodegradabilità dei rifiuti. Quest'estate, inoltre, verranno distribuite ai fumatori 1000 posaceneri ecologici nella speranza di non trovare mozziconi sparsi per le nostre spiagge, come accadeva spesso, ha dichiarato Melita Perokovic. Spero che diventi una tradizione, lo ripeto ancora una volta, senza questi progetti ecologici e senza salvaguardare i fondali marini, questo mondo non sopravviverà. Pertanto dobbiamo capire tutti quanti che l'ecologia dovrebbe trovarsi al primo posto delle nostre priorità a livello mondiale. Dobbiamo applicarci nel rispetto costante dei fondali marini e delle coste. Questo è un appello a tutti gli altri enti e governi locali di affrontare il problema e diventeremo tutti migliori, ha dichiarato Radomir Korac. Il valore stimato del progetto è di 75.000 cune, di cui 69.000 non rimborsabili. Il progetto termina il 15 settembre e i suoi organizzatori ritengono che, nonostante la pandemia, sarà realizzato. E adesso vi portiamo alla cava di Monfiorenzo, a pochi chilometri da Rovigno. Un bellissimo posto, tutto da riscoprire. La cava di Monfiorenzo è l'unica località in Istria che è protetta sotto la categoria del Monumento Geologico della Natura e rappresenta un esempio unico di sedimentologia del calcare. È una delle cave più importanti e interessanti del mondo. È un sito che ha tutti i processi visivi, possiamo dire, della formazione delle rocce dolomitiche che si trovano proprio in questa cavità. Che cosa è importante? Prima, all'incirca 150-140 milioni di anni fa, il terreno dell'Istria era simile al terreno dei Bahami oggi. Perché? C'erano delle lagune poco profonde, un clima arido e asciutto con molte piante, possiamo dire, tropicali. E tutto questo ha fatto, possiamo dire,
la formazione di queste rocce dolomitiche che si sono formate non subito come dolomiti, ma dal calcare si sono trasformate in rocce dolomitiche. Questo sito è stato protetto nel 1986 come sito geologico naturale e da quei anni fino adesso non era proprio, possiamo dire, apprezzato come sito. Anche se protetto sin dagli anni Ottanta, il sito non è ancora adeguatamente sistemato né valorizzato, ma grazie al progetto GeoIstra la cava presto diventerà un parco geologico. L'obiettivo è quello di arricchire l'offerta turistica valorizzando il patrimonio naturale. I lavori sono iniziati il mese scorso e si prevede che il progetto contribuirà ad aumentare del 5% il numero di visitatori della destinazione del patrimonio naturale. Secondo il progetto saranno realizzate più di 30 infrastrutture. È prevista l'installazione di 5 container che fungeranno da punto informazioni e spazio espositivo. L'associazione Faro 11 ha redatto l'ideazione museologica e il progetto di attuazione, mentre lo studio Cora si è occupato del design degli esterni dei container. Si fanno il museo, si fanno i plateau educativi, abbiamo una colonna geologica che rappresenta la storia geologica dell'Istria e abbiamo il solo sito della cavità che è un buco, possiamo dire, all'incirca 10 metri di profondo con un'area di 150 quadrati. Nei muri di questo buco si vedono molte cose importanti e interessanti che sono di carattere geologico, come i resti di un'impronta di dinosauri, si vede una faglia che era attiva più di 100 milioni di anni fa, che testimonia che da noi esistevano dei processi tectonici come dei terremoti all'incirca con una potenza, una forza di 6 gradi per Richter. Il valore del progetto ammonta a più di 15 milioni di cune, di cui quasi 7 milioni sono mezzi europei. Noi lavoriamo come un ente pubblico che tutela l'ambiente e la natura e il nostro scopo è proprio la valorizzazione educativa e scientifica di questo sito e grazie, possiamo dire, alla vicinanza della città di Rovigno si vuole anche valorizzare nei scopi turistici perché fa peccato avere una cosa solo per noi stessi e non presentarla ai turisti che arrivano da noi. Le attività progettuali si concludono alla fine dell'anno quando si prevede l'inaugurazione del parco geologico che sarà un'attrazione turistica unica nel mondo. Notizia flash, il percorso ciclistico pedonale della Parenzana è uno dei percorsi più popolari dell'Istria, adesso presentati in 12 brevi filmati video, ognuno della durata di 15 secondi. Il soggiorno dell'artista austriaco Peter Brauneis a Rovigno, in occasione dello scambio artistico con la città di Salisburgo nell'ambito del programma Artist in Residence, si è concretizzato nella creatività artistica prevista. Nel corso del suo soggiorno lavorativo gli sono stati messi a disposizione gli ambienti del museo per potersi dedicare indisturbato al suo lavoro. La città di Citanova cofinanzierà anche quest'anno il rinnovo delle facciate e dei tetti degli edifici del centro storico registrati come bene culturale. A tale scopo è stato pubblicato l'invito pubblico. Il termine per la consegna è il 14 luglio. In pochi conoscono le origini della propria cittadina, ma Piero Poletti ha deciso di scoprire la storia della sua amata Visignano e adesso ci racconterà le sue esperienze. Avendo bisogno di conoscere meglio le proprie radici e quelle del proprio paese, Piero Poletti decide di immergersi nella ricerca. Ha consultato più di 20.000 documenti, ma solamente in pochi ha trovato ciò di cui era in cerca. Visignano e dintorni è una monografia che spiega la storia di Visignano nell'Ottocento. Piero Poletti ci spiega da che cosa ha tratto l'ispirazione. L'ispirazione era quel che era, però siccome ho lavorato come guida turistica a 14 anni, semplicemente sul nostro paese Visignano non era scritto quasi niente, era tutto scritto robe superflue. Allora, avendo quell'idea che bisognasse sapere un poco di più sul proprio paese,
Adesso già 5 anni fa ci siamo messo d'accordo un gruppetto per finalmente l'idea era cercare di trovare in tutta la letteratura che era scritta, tutti i libri, pubblicazioni, tirar fuori quel che era scritto su un Visignano, non fare una ricerca. Questo abbiamo fatto, però mi ero già entrato troppo profondamente nella ricerca perché controllavo, ho rovistato nell'archivio di Stato, pur archivio storico di Pisino, ho tirato fuori tutti i documenti, sono a migliaia di documenti relativi al comune di Visignano nel passato, e da lì ho ricostruito una bella parte della storia, specialmente parliamo storia dell'Ottocento di Visignano, storia sconosciuta, così che posso finalmente dire che il 60% di questo libro si è fatto, si è pubblicato cose che non scrivi in nessun'altra pubblicazione. Per poter svolgere e portare a termine le proprie ricerche, Piero Poletti ha dovuto consultare moltissimi libri, documenti e manoscritti, spesso poco capibili. Le sue ricerche si sono svolte in vari luoghi. Per trovare sempre più documenti, come già detto, l'archivio di Stato di Pisino, poi l'archivio di Stato di Trieste, l'archivio di Centro Ricerche Storiche di Rovigno e l'archivio del Museo di Parenzo. La ricerca ha portato tantissime informazioni nuove su Visignano, infatti essa ha fatto luce anche su cose che venivano prese come vere, quali il nome dell'omonima cittadina. Tante cose, per esempio quel che se in tante pubblicazioni scrivi che Visignano trae nome da Vicini, non l'ho trovato in nessun documento, era sempre Visignani, Giusignani e Visignano. Allora penso che tanti hanno cercato di indovinare senza avere una fonte molto sicura di dove Visignano ha tratto il proprio nome. Visignano praticamente compare la prima volta nel 1102 col nome, pure prima la gente viveva in quel circondario. Visignano diventò più interessante passando di secolo e arrivando sotto il dominio austriaco nel XIX secolo. La cittadina ebbe uno sviluppo economico e agricolo. Già con l'arrivo di Napoleone, pure per corto tempo, sono state abolite tutte quelle vecchie cose che funzionavano tutto il Medioevo. Con Napoleone è cominciata una nuova era. L'Austria continuò a sviluppare le basi che vennero poste da Napoleone Bonaparte. La monografia parla del passato, ma si riallaccia anche al presente e al futuro di questa piccola e bella cittadina situata nella parte occidentale dell'Istria. E adesso parliamo di decoupage, una tecnica decorativa considerata come arte povera. Il suo nome deriva dal francese découper, che significa ritagliare, di più nel servizio che segue. Tra le varie attività della comunità degli italiani di Visinada esiste il corso di decoupage. Come viene organizzato ce lo spiega Esther Diklic. Questo corso è durato, non so dire giusto, al solito dura 2 o 3 mesi, questa volta è stata una combinazione di 3 tipi di corso. Abbiamo cominciato in ottobre come un corso normale perché c'erano meno di persone quanto si poteva, poi la situazione epidemiologica è andata come è andata, abbiamo dovuto fare delle modifiche, abbiamo fatto dei corsi individuali e abbiamo fatto anche dei corsi con l'applicazione Zoom con le signore che hanno partecipato. Quest'anno hanno partecipato 7 signore. Questo era un corso per la terza età e posso dire che le signore hanno... si sono date da fare, è stato un corso molto bello, come vedete abbiamo effettuato 5 oggetti in questo periodo. L'arte del decoupage è cresciuta nel tempo, questo vuol dire che ogni tanto salta fuori qualche nuova tecnica che immancabilmente tutti vogliono sperimentare.
questo è già il quinto livello di decoupage, perché abbiamo cominciato tanti anni fa e ogni anno andiamo un po' avanti. Abbiamo avuto anche dei corsi con l'argilla polimerica, abbiamo fatto dei gioielli, così che sono donne che si danno davvero da fare. La signora Laura Keshat ci ha spiegato i lavori fatti durante il corso. Ho fatto la cassettina che sarebbe per olio, aceto, pepe e sale. Poi ho fatto un appendipanni, ho fatto una da una bottiglia d'acqua, ho fatto un vaso, poi ho fatto il calendario e ho fatto la cassettina per le chiavi. Scopriamo quanto è importante la possibilità di avere il corso di decoupage e di stare in compagnia. Questo vale tanto, perché come io che sono pensionata, se mi metto lì non faccio niente, non sono abituata. E allora prima di tutto siamo in compagnia e poi si anche impara, perché tutta la vita si sempre impara ancora qualcosa di nuovo. Ed è tutto per questa sera, grazie dell'attenzione e buona serata.